Inizierò facendo dei commenti generali sulla violenza e l'aggressività da un punto di vista più biologico, neurobiologico e psicanalitico, per poi accingermi no, allo studio, alla comprensione delle manifestazioni dell'aggressività e della violenza che per lo più fanno parte di una forma di narcisismo patologico. Mi scuso in anticipo perché la traduzione sarà sequenziale, quindi alcune volte suonerò, come mi sembrerà che io sia categorico, perché non ho il tempo di spiegare tutto quello che c'è dietro, dato la mancanza di tempo effettivo. Allora, la violenza come manifestazione di un'aggressività, no? Un'aggressività innata dell'individuo. Una manifestazione psicopatologica dell'aggressività porta delle conseguenze distruttive per il sé e per gli altri e deriva da una quota alta di aggressività innata, come vi ho detto, che può essere scatenata da un contesto socioculturale. L'aggressività è una denominazione generale comune per tutte le attivazioni affettive negative, di cui fanno parte questi affetti primari come la rabbia, l'ansia, l'angoscia, il panico, il disgusto, la paura e quindi tutta l'integrazione di questi affetti primari negativi porta, può avere delle conseguenze di aggressività patologica. Allora, sappiamo attraverso gli studi di neurobiologia che abbiamo delle strutture cerebrali e dei neurotrasmettitori che sono connessi a questi affetti di cui vi stavo parlando, sia quelli negativi che quelli positivi, come la gioia, la sorpresa, il piacere sessuale, la tendenza affettiva, l'amore e la dipendenza, che in psicanalisi vengono tradotti col termine libido. Quindi quello che in psicanalisi riguarda l'amore e l'odio, l'eros e il thanatos, sono una predisposizione di evidenze a livello di neurobiologia, degli affetti e dei loro correlati strutturali del cervello e dei loro trasmettitori. Gli affetti sono raggruppati in sistemi che, vi sintetizzo, sono attaccamento, eroticismo, fight and flight, gioco e separazione panico. La libido e l'aggressività quindi hanno un fondamento biologico che permette la sopravvivenza. Come abbiamo tre tipi, no, in cui l'aggressività ha proprio una funzione di protezione: la protezione dell'infante, la protezione del territorio e la protezione della competizione sessuale. Per quanto riguarda la protezione del bambino, il bambino sviluppa un senso di rabbia, di aggressività nel momento in cui viene messa in discussione la propria possibilità di essere accudito dalla madre. A livello del territorio, invece, quando viene messa in discussione la possibilità di avere uno spazio, il cibo, l'aria per poter sopravvivere. Mentre invece riguardo la protezione della competizione sessuale, è proprio tutto quel meccanismo e tutto quel gruppo di comportamenti che hanno a che fare con la possibilità di competere per preservare il proprio partner, la propria partner che fa parte del proprio gruppo. Questo poi nella psicanalisi rimane al complesso di Edipo. Quindi l'aggressività come l'amore è una funzione normale e sono mescolate in una forma complessa. Una forma costruttiva vede l'aggressività come al servizio della sessualità. Un aspetto essenziale della sessualità, per esempio il teasing, no? In qualche modo il catturare l'attenzione attraverso la sensualità, come nello striptease. Un aspetto fondamentale che è al servizio del perverso polimorfo. L'aggressività è anche, in qualche modo, nel momento in cui viene risolta, al servizio dell'integrazione del superio e dei suoi aspetti morali. Un'accessiva attivazione dell'aggressività include un'aggressività che viene rivolta verso gli altri, come ad esempio nelle manifestazioni criminali. L'eccitamento sessuale al servizio dell'aggressività prende le forme del sadismo, dell'esercizio del potere e del dominio, delle perversioni relazionali che vedono lo schiavo e il suo maestro. L'affetto primario dell'aggressività è la rabbia, che può essere attivato da una predisposizione genetica, che ha a che fare col disequilibrio dei neurotrasmettitori. La riduzione del sistema serotoninergico, l'attivazione patologica del testosterone,
Quindi vediamo come ci sono delle ragioni genetiche che portano alla predisposizione di un temperamento eccessivamente sensibile e attivato. Quindi abbiamo, per secondo, la normalità, qualcosa che di anormale accade nel sistema dell'attaccamento. Quindi l'incapacità della madre di contenere gli effetti negativi del bambino. Questo porta a un attaccamento insicuro, che viene visto quindi come caratteristica madre principale delle caratteristiche psicopatologiche dello sviluppo dell'aggressività. Poi abbiamo per terzo i traumi precoci, come il trauma sessuale, il trauma fisico, anche la testimonianza, no, di traumi fisici e sessuali subiti da altri, l'abbandono, il caos e la predittibilità di un ambiente non contenente ma disturbante. Quindi tutto questo, questi tre punti, accrescono gli effetti negativi e la possibilità di un'attivazione sempre maggiore della rabbia e dei suoi sviluppi psicopatologici. Quindi lo sviluppo dell'odio viene visto come una reazione cronica in una cristallizzazione, del sé rispetto all'altro. Nella teoria delle relazioni oggettuali noi sappiamo come il bambino esprime il suo temperamento attraverso una manifestazione dei propri affetti, che elicitano una risposta dal caregiver, dalla persona che si occupa di lui e degli altri membri della famiglia, e questa viene internalizzata come una memoria affettiva. Sappiamo che il sistema cerebrale che si occupa di questo, che è maggiormente coinvolto in questa internalizzazione, è l'ippocampo, e abbiamo quindi un'attivazione affettiva di basso livello che ha a che fare con la mancanza e la mancata possibilità di sviluppare una cognizione rispetto a questo, e invece un'altra attivazione che è al servizio della scissione di tutto buono e